Regola, cari amici, abbiamo iniziato così in questo modo melodico con questa canzone dell'amico Davide Montali, Besame Mucho, un bel medley di rumba, rumba. Buongiorno, come state? Tutto bene? Avete passato un bel weekend? E intanto vedo che mi stanno già arrivando dei messaggi e sono invidioso di uno in particolare, perché c'è la nostra Elvira che mi dice buongiorno Nicola, da me Angela e Olga da Gatteo Mare. Oh, beati voi, vedo già sui vari social le varie dirette dei colleghi musicisti che stanno impazzando durante la stanno impazzando durante la settimana del liscio. Questo mi fa molto piacere, beati loro, e io devo aspettare domenica 19 per poter poi andare in quella della Basilicata per una bella settimana di mare, canzoni e anche, perché no, qualche diretta. Vedremo. Come state? Tutto bene? Allora do il benvenuto agli amici presenti su Facebook Nima Radio TV. E tra poco vedremo anche i vostri messaggi. Saluto gli amici delle radio FM Web e anche gli amici di Rete Mia per la regione Toscana. Andiamo? Dai, abbiamo iniziato così in modo melodico, ma partiamo adesso con una bella carica. Vivimi! Arriva lei, Daniela Curti dell'orchestra Andrea Bonifazi. Che carica, ragazzi, questa canzone! Salutiamo gli amici marchigiani all'ascolto, ma anche questi che ovviamente hanno cantato, cioè Daniela Curti e l'orchestra Andrea Bonifazi. Vado a leggere un po' di canzoni, se. Sono un po' già fuso stamattina, ragazzi, portate pazienza. Vado a leggere un po' di messaggi che vedo già pronti qui sulla pagina. Allora, partiamo col nostro Luca, immancabile. Buongiorno fratellone, che bello ogni settimana vederti. Bene, mi fa piacere, questa settimana ti aspetto, perché c'è giovedì, poi c'è venerdì, poi c'è domenica. Tra poco vedremo tutti i vari appuntamenti. La nostra Dora, buongiorno caro Nicola, oggi sono già presente, buon inizio settimana. Bene, mi fa molto piacere. E guardate un po' chi arriva. Ciao Nicola, la tua fan di California si trova a Bedonia e non mi perdo il tuo programma. Saluti, Ivana Passetti Sozzi. Ciao carissima, mi fa piacere che tu sia qui. Spero che tu riesca a guardare anche le mie puntate durante la notte, durante il giorno, perché quando poi, se non sbaglio, tu sei 6-7 ore indietro, praticamente quando noi siamo alle 11 di mattina, sono le 4 di notte, vabbè, dopo qualche ora puoi anche già gustartela in differita. E intanto oggi, che sei a Bedonia, te la gusti in diretta. Elvira Dipinto, buongiorno Nicola, da me Angela e Olga da Gatteo Mare. Ciao ragazzi, oh, che bello, c'è il cuore lì a Gatteo Mare. Perla Grigio, buongiorno a tutti da Porto Recanati. Oh, tutti dal mare, ragazzi, adesso basta, io tiro via tutte le telecamere, me ne vado in piscina qua fuori, così almeno sembra che sia al mare anch'io. Praticamente sono io e il mare, spero che tenga la connessione. Bene. E poi arriva Roberta Vertinelli, cioè, buongiorno carissimo e meraviglioso Nicola, buon lunedì da Gatteo, ti abbracciamo forte da Robby e Ricky, Silvana e Tino, lei e tutta la famiglia Vertinelli in quei di Gatteo Mare. E poi c'è la nostra Monica che arriva con un saluto. Buongiorno Nicola, buon inizio settimana a tutti, un saluto affettuoso a tutti gli amici in vacanza che ti seguono. Eh sì. Noi dobbiamo aspettare, cara Cocò, eh sì ragazzi, perché mentre io sarò in Basilicata, la nostra Cocò ne approfitta e va in vacanza con la famigliola, e fa bene, perché così quando torniamo non perdiamo delle serate. Giustamente, l'ha pensata tutta, eh? È intelligente la nostra Cocò. Elvira, dove sei? Roberta, dove siete? Siete in spiaggia? Su, venite che vi stiamo aspettando qui davanti all'Hotel Metropole, eccolo qua. E non siete arrivati, noi abbiamo già cantato, non siete arrivati dalla spiaggia. A parte gli scherzi, che bello. E infatti c'è anche Monica che dice magari poter essere lì a Gatteo con tutti voi. Eccoci, grande Nicola e la nostra fantastica Monica. Roberta che scrive e arriva dalla Piemonte, in questo momento un bel messaggio di Mariangela Meri. Buon lunedì Nicola,
e a tutti voi telespettatori. Tutti sono al mare mentre io ti seguo dalla campagna. Beh, ma ci vuole, eh? C'è anche chi ci segue dalla montagna, immagino, eh? Anzi, l'ho appena detto, perché c'è Ivana che è venuta a fare le ferie dalla California, si trova in quei di Bedonia, in provincia di Parma, sulle montagne, sull'Appennino parmigiano. Bene, andiamo avanti, saluto Paolo Balestrieri, ciao a tutti, presidente del Fans Club di Luca Canali, salutiamo tu anche il nostro Paolo e vado a darvi l'appuntamento per quanto riguarda River. Ebbene sì ragazzi, perché sabato 11 apre i battenti anche la pista del ballo liscio e non solo della musica da ballo. Sabato 11, grande inaugurazione con Omar Codazzi. Vi ricordo che River lo trovate a Ponte Taro, in provincia di Parma, sia il venerdì che il sabato. Ok, mi raccomando questo sabato tutti quanti per ascoltare il mitico Omar Codazzi. E c'è una canzone che si addice proprio al desiderio, al messaggio che ha mandato la nostra Monica. Magari poter essere lì a Gattio Mare con tutti voi. Beh, questo è un desiderio e allora ce l'ascoltiamo dalla voce di Omar Codazzi. Ebbene sì, bellissima questa canzone, ricordo ancora una volta l'appuntamento al River di Ponte Taro con la grande orchestra di Omar Codazzi, sabato 11 giugno. Ok, mi raccomando, numerosi, poi noi arriveremo in quei di settembre, praticamente Omar apre e Nicola Marchese chiude i battenti, in mezzo vedremo tutti i vari appuntamenti con le diverse orchestre che si alterneranno sul palcoscenico della River, una bellissima location, veramente fantastica. Magari in una puntata faremo anche un collegamento telefonico con il patrono Luca Ferrarini, Gianluca Ferrarini, che insomma vi inviterà di persona a queste serate. Andiamo ancora in musica e ho scelto Viviamo l'amore di Anna Maria Allegretti. Eccola qua. In viaggio con Nima ti porta in Basilicata dal 19 al 26 giugno presso i Giardini d'Oriente Resort di Nova Siri, Matera. Viaggio in Pullman Gran Turismo, trattamento in pensione completa con bevande e pasti, serate danzanti con ospiti, 680 euro a persona. Info e prenotazioni, Agenzia Viaggi Porto Franco 0522 9020 54 9020 19 oppure 0521 06 14 12. Ehi, non hai ancora prenotato? Il Camping Le Fonti è situato nel cuore dell'Appennino reggiano, a 1000 metri sul livello del mare. È un'ottima base per escursionisti, oltre che un luogo di riposo sereno e tranquillo tra la natura incontaminata. Il campeggio gode di una vastissima area per camper e tende, oltre che tanti accoglienti bungalow. A vostra disposizione anche un centro benessere con idromassaggio, piscina, grotta del sale con vero sale dell'Himalaya e bagno turco. Durante tutto l'anno creiamo eventi a tema grazie a uno staff di animatori professionali. Il Camping Le Fonti ti aspetta a Cervarezza Terme. È stato un peccato, peccato mortale. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Ultimissime novità, Peccato Mortale e Ballando con Maio. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live contattaci al 393 1912 091. Ai 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 ai, Paloma, è sempre bella questa melodia da ascoltare e c'è un messaggio del mio fratellone, eccolo qua, che dice tutti i giorni che ti guardo, lo faccio con tutta la mia gioia immensa, fratellone. Bene, mi fa piacere Luca, tra poco ti accontento con una bella canzone. Dai, ne approfitto allo stesso tempo per fare gli auguri di buon compleanno a un amico, nonché gestore del Bismantova Cattelani di Reggio Emilia, e sto parlando di Marino Cagnoli. È che io volevo far vedere la sua immagine, ma sul suo profilo Facebook c'è questa. Una bellissima
moto BMW con la quale di solito andiamo a fare anche un giro quando riusciamo a trovarci tutti insieme. Tanti auguri caro Marino, e allora sia a Luca che a te dedico baci baci baci, Orchestra Daniele Cordani, tra l'altro una grande orchestra che al Bismanto Catellani prima della pandemia aveva fatto un seratone fantastico, chissà se riusciamo a riportarlo prossimamente, speriamo, dai. Dedicatissima all'amico Marino che oggi compie gli anni, e nel frattempo arriva un bel messaggio di Fiorenza che dice: buon inizio di settimana a tutti gli amici, finiti i giorni al lago e oggi rientro, vorrei fare gli auguri al grande Danilo Sacco per il suo compleanno. Sì, l'ho visto perché anche Paolo ha postato una sua immagine facendo gli auguri, e tra l'altro non ve l'ho detto ma a mezzogiorno saremo in collegamento con Paolo, visto che il lunedì di solito veniva a trovarmi, è un po' incasinato fino alla fine del mese, allora abbiamo deciso di fare un bel collegamento dalle 12 alle 12.30 tramite Skype, così ci facciamo compagnia almeno a distanza. Poi dopo lunedì 27 giugno ritornerà in studio qui con me. E poi arrivano anche gli auguri del nostro Luca, tanti auguri di buon compleanno a Marino. Bene, 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 andiamo avanti, allora ne approfittiamo. Fiorenza! Dedichiamo questa canzone al mitico Danilo Sacco. E beh, la canta insieme al nostro Paolo. Eccola qua, Se lo vuoi. Sempre bella questa canzone, anzi un capolavoro. E tra poco lo dirò anche al mio amico Paolo, ma lui lo sa già che c'è grande stima nei suoi confronti. Grazie mille Nicola da parte di Fiorenza. Poi c'è Perla Grigio che dice: qui si è alzato un vento, fra un po' sono da voi, volo via. Bella, però l'immagine è molto bella. E arriva il nostro Sauro, eccolo qua. Buona giornata carissimo Nico, a te gli amici all'ascolto. Io e la Raffa facciamo di cuore tantissimi auguri di buon compleanno al nostro amico Marino, sperando di ripartire anche col nostro gruppo di motociclisti. Eh sì, ma tra un impegno e l'altro, ragazzi, diventa sempre un po' un problema. Poi, caro Sauro, da domenica 19 a domenica 26 abbiamo un impegno in comune e non riusciamo neanche ad andare in moto. Ci rilasseremo in quella della Basilicata, dai, in qualche modo faremo così assolutamente. Voglio ricordarvi, cari amici, l'appuntamento di giovedì, tra poco vedremo anche quello di venerdì, perché facciamo il bis questa settimana, anzi il ter, perché poi domenica avremo un appuntamento in quelli di Calerno. Ma tra subito vi parlo di Cadè. Sarà il triangolo delle Bermude, Cadè, Cavriago, Calerno. Agriturismo, la Corte dei Landi, per un grande giro pizza. Io l'ho voluto chiamare Giro Ballo al chiaror di luna. Giro pizza volontà, dolce acqua, vino e caffè, 25 euro compreso lo spettacolo. Vi ricordo che il vino è una bottiglia ogni due persone. E questo giovedì 9 giugno, siamo già in tanti e questo mi fa molto piacere, così finalmente inaugureremo la pista dell'agriturismo, la Corte dei Landi. Prenotazione obbligatoria al 339 48 49 498, Nicola al 393 19 12 091, e per i più tecnologici il supporto informatico dell'Anima, grazie a mio figlio Mattia, vi ha messo a disposizione un link, lo trovate sulla nostra pagina Facebook Orchestra Nicola Marchese. Basta cliccare il link, inserire cognome, nome e in quanti volete partecipare, invia e arriva direttamente alla prenotazione alla nostra lista. Che siamo avanti, ragazzi. Tiro lì, tiro là, ci ascoltiamo il nostro caro amico Maio. Eccolo qua. Ed eccoci qua, rientrati dal videoclip di Tiro lì, tiro là, una bella esperienza che abbiamo avuto recentemente con l'amico Maio, ed è stato veramente bello. Allora, vi ho parlato di giovedì, ma vi parlo anche di venerdì, perché dopo il grande successo di giovedì 2 giugno, come avevo annunciato durante la serata, gli appuntamenti passano al venerdì, a partire da questo venerdì 10. I venerdì danzanti della trattoria Dolce Vita, antipasto con caprese, prosciutto e melone, gramigna con salsiccia, porchetta con rucola e grana, insalata, dolce della casa, acqua, vino e caffè, 25 euro, spettacolo compreso. Tenete conto, cari amici, che di solito per andare a ballare si spendono dagli 8 ai 10 euro, si mangia con 15 euro, direi che siamo a un buon compromesso, direi. Poi c'è sempre comunque qualcuno che si lamenta, ma quelli non stanno bene neanche a casa loro, non c'è problema. I venerdì danzanti nel giardino estivo con Nicola Marchese, Maio e Monica,
telefonate al 335-77-93-011 oppure Nicola al 393-1912-091. Musica e balli dalle ore 21:30 ed è stata veramente una bellissima serata. E andiamo in musica, ne approfitto perché vado a dedicare una nostra canzone. Dai, ce la cantiamo io e Monica, è un po' che non la facciamo, arriva musica e parole. Eccola qua, tutta per voi. Eccoci qua, dopo musica e parole, stavo cercando di prendere una telefonata, non ho fatto in tempo. Mara, se puoi, chiama subito che così ti rispondo in diretta. Eccola qua, eccola qua. Pronto! Nicola, buongiorno! Buongiorno, cara! Sono qui sono con tutti gli orchestrali. Dai, ma siamo in diretta! Ti facciamo! Ciao! Ciao, ragazzi, siamo in diretta, in trasmissione. Sì, allora aspetta. Aspetta, Federica, per favore. Vediamo. Prendi Nicola in diretta. Tieni, salutalo. Pronto? Ciao Federica, ciao cara. Ciao Nicola. Allora, come state? Tutto bene? Siete già in vacanza? Vi state rilassando? Io non volevo stressarvi, ma Mara mi ha chiamato. Mara è una fan accanita, so che ti segue tutti i giorni. Esatto. Questa settimana, nonostante siamo qui in spiaggia e stiamo facendo un po' di animazione, so che la Mara sta seguendo anche la tua trasmissione. Mi fa piacere. Quindi ti mando un abbraccio a tutti i tuoi amici che sono in ascolto. E divertitevi. Ci vediamo presto. Va benissimo, quando lo noi vorrai. Noi nel frattempo ne approfittiamo per prendere un po' di sole, per rilassarsi e soprattutto per caricare le pile per l'estate. Esatto, quando tu tornerai poi partirò io, facciamo un po' a testa, ecco, insomma. Va benissimo. Ciao Fede, ciao. Grazie, ciao, un ciao. Abbraccio. Buona vacanza. Grazie, un abbraccio e un saluto a tutti. Ok, bello questa in diretta subito, cari ciao, amici. Ciao Nicola. Ciao Mara, andiamo subito con un brano di Federica, Traditore. Anche tutta l'orchestra. Ciao, grazie mille, ciao. Sono ciao. Favolosi. Mi fa piacere, buona vacanza. Che canzone tu ci dai di Federica? Traditore, fresca. Traditore. Ciao cara. Ok, ciao, grazie. Ciao. È bello. Sono in vacanza con l'orchestra dei propri Beniamini e ci chiamano in diretta e noi accontentiamo questa richiesta. Subito dopo pubblicità e poi arriva il collegamento con Paolo Montanari. In viaggio con Nima ti porta in Basilicata dal 19 al 26 giugno presso i Giardini d'Oriente Resort di Nova Siri, Matera. Viaggio in Pullman Gran Turismo, trattamento in pensione completa con bevande e pasti, serate danzanti con ospiti, 680 euro a persona. Info e prenotazioni, Agenzia Viaggi Porto Franco 0522 9020 54 9020 19 oppure 0521 06 14 12. Ehi, non hai ancora prenotato? Il camping Le Fonti è situato nel cuore dell'Appennino reggiano, a 1000 metri sul livello del mare. È un'ottima base per escursionisti, oltre che un luogo di riposo sereno e tranquillo tra la natura incontaminata. Il campeggio gode di una vastissima area per camper e tende, oltre che tanti accoglienti bungalow. A vostra disposizione anche un centro benessere con idromassaggio, piscina, grotta del sale con vero sale dell'Himalaya e bagno turco. Durante tutto l'anno creiamo eventi a tema grazie a uno staff di animatori professionali. Il Camping Le Fonti ti aspetta a Cervarezza Terme. È stato un peccato, peccato mortale. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Ultimissime novità, Peccato Mortale e Ballando con Maio. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393-1912-091. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live contattaci al 393-1912-091.
Tu che conosci il mare, sì, tra poco lo conoscerò, quello della Basilicata, ma vado a dare il benvenuto all'Highlander, alla Alive. Potrei dedicargli anche la canzone dell'amica Monica Gelati, I'm Alive, ed è qui con noi Paolo Montanari, buongiorno. Ciao a tutti. Grazie, ciao, ciao, buona giornata a voi. Ti sei appena svegliato, di la verità, no? No, in realtà no, perché stamattina, oltre a, diciamo, alle operazioni che riguardavano le prestazioni, diciamo, quelle del fine settimana, ho dovuto anche lavorare un generatore elettrico che era da riconsegnare, quindi diciamo che in qualche modo ho dovuto stare alla buon'ora, alle 7.30 ero già in azienda Reggio Emilia a riconsegnare un generatore, quindi mi sono trovato a fare anche dal punto di vista materiale. Ma perché? E devo dire che tutto sommato... A cosa l'hai usato sto generatore? Sono curioso. C'era un po' di luce che non era sufficiente, quindi ho dovuto recuperare questo generatore. E poi comunque tutto bene, tutto perfettamente riuscito. Bene, bene, allora ha fatto il suo dovere. Come è andato dai weekend? Sono molto curioso. Ma Nicola, è andata bene, che dirò, e se partiamo da sabato, dove c'era questo momento, diciamo, non semplice per Reggio Emilia. Adesso stavo leggendo di tante polemiche legate al discorso della viabilità di Ligabue, certo, e quant'altro. Insomma, ci sono molte polemiche, ma d'altra parte lo sapevamo che sarebbe andata a finire in questo modo. E quindi diciamo che anche lì, dove io ero a fare la mia serata ai Petali, chiaramente qualcuno non si è azzardato ad arrivare fin lì, perché certo, sapeva che Reggio Emilia aveva in quel momento lì una situazione non semplice dal punto di vista della viabilità. Però è andata bene, il servizio l'abbiamo fatto, la gente è arrivata, abbiamo cantato, ci siamo divertiti. Comunque la gente è arrivata, la gente comunque tutto sommato è arrivata. Sentivate qualche prova dal campovolo? Sentivate qualche rumore? Abbiamo sentito la partenza. Però no, che sai, dipende molto dal vento. Sapete che il vento girava dalla parte opposta, e quindi non ha dato più di tanto fastidio. Io poi ho finito verso le 10, il concerto era in corso da un'ora, ma non c'erano disturbi. Ecco, ma ti stava aspettando sul palco Ligabue, perché dopo il palco di Zucchero all'Arena di Verona, che ti ha visto protagonista... Mi adopero per la prossima volta all'arena per avere i pass per andarci insieme, Nicola. Beh, scusami un attimo, ma un bel concerto all'arena RCF dei Manoinon? Senti, mi sembra, diciamo, sicuramente è un bel sogno, difficile da realizzare. Esatto. Diciamo che qualcosa in zona dovrebbe arrivare per l'estate, nella zona attigua. Però insomma, per l'RCF Arena, secondo me, è la prossima vita. Vedremo, vedremo, dai, bisogna sempre puntare in alto. Intanto voglio salutare l'amico Gianni Francia, che ha mandato un bel messaggio. Ciao Nicola, buona giornata a te e a tutti gli amici della musica. Un saluto al grande Paolo Montanari. Mi fai sentire un applauso in paradiso di Ruggero Scandiuzzi. Grazie, certo, ti accontento. E poi c'è Perla Grigio che dice: Nicola, ti posso chiedere Orchestra Daniele Desideri? Ma certo che tra poco ti accontento, se si può, se riesco, se no domani sicuramente. Buongiorno Paolo, buon inizio settimana da Fiorenza. Buongiorno. Benatti, si sente a tratti, purtroppo dipende poi dalla connessione Skype che abbiamo in corso. Andiamo intanto in musica, dai, accontentiamo Gianni con questa bella canzone, e arriva Ruggero Scandiuzzi con Applausi in Paradiso. Ti vedo indaffarato lì, c'hai un segretario. Gli ospiti, dopo ti spiego. Dopo vedremo anche l'ospite dell'ospite. Applausi in paradiso, sempre bella questa canzone, e vediamo che il mio ospite si è trasferito. Dove si è andato? C'è in mezzo alla natura. Sono qua, Tarzan delle scimmie, no? Sono qua nel giardino di casa, anche perché sotto, dovevo prima registrare, ero in un bunker che dovevo sistemare a modo di studio ancora, diciamo, indietro, e ha dei muri del 500 e non passa il segnale. E infatti adesso è molto più fluido, così accontentiamo Fiorenza Benatti. Allora, parlami di ieri, dove siete stati ieri, che ho visto qualche immagine ed è stato un bel successo. Non sto vedendo, che mi sembra di essere un panda, un po' l'occhiaia, comunque... No, volevo dire che è il riflesso della luce da dietro, non è che ho quegli occhi qua, perché sennò sì, sembra... sei bello di tuo, dai, non fare il... Bello. Dopo il sabato, che poi la cosa curiosa, Nicola, di questo fine settimana, che io praticamente ho fatto tre cose diverse. Quindi è vero. Italy. Poi dopo lo speakeraggio con la diretta da Zatti Automobili per i 40 anni dell'azienda a Lentigione, e poi il concerto domenica sera, quindi diciamo che un po' frequentato tutti gli aspetti
che riguardano il lavoro, quello pubblico, quello diciamo davanti alle quinte, poi quello dietro come organizzazione e quant'altro, in questo caso no. Però mi è servito per capire che comunque alla fine io il mio lavoro lo amo proprio a 360 gradi. Esatto, perché mi sono bello mettersi in gioco, certo. Nello stesso modo, sia da una parte che dall'altra, chiaramente vabbè, comunque il palco, come noi no, è sempre quello che mi dà le emozioni più forti, però vedi anche ieri essere lì da Zacchi Automobili e parlare con loro, 40 anni di storia, come è stata fondata, come è andata avanti, è sempre tutto materiale poi da mettere in cascina ed è molto, molto interessante ed è molto formativo, molto molto formativo. Bello. Comunque noi che amiamo avere a che fare con il pubblico, una volta lo fai parlando, una volta lo fai cantando, io ogni tanto lo faccio anche ballando perché scendo in pista e mi butto in mezzo alla pista a divertirmi e insomma alla fine fa parte sempre del nostro intrattenere il pubblico, no? Vero. Qui dopo tanto tempo distanti dal pubblico, ecco, per queste full immersion a me non... Adesso è andato in stand-by perché si vede che ha ricevuto una chiamata. Ci sei? Eccoti qua. Eccoci qua. È arrivata pure la chiamata, non ci facciamo mancare nulla. No, oggi non ci facciamo mancare niente. Anche perché ho qua Federico, quindi la mamma di Federico si deve appurare che tutto quanto vada bene, quindi mi sta telefonando per sapere se il pupo, diciamo, è in forma, ma in perfetta forma. Elisa, guarda su Facebook che ci sia. Esattamente. A proposito di questo, io come ti avevo detto oggi, ho detto dai, casomai Nicola sarò stanco, in realtà stamattina, come ti dicevo, alle 7:30 ero già in piena attività. Mi sento tranquillo. Certo, ho detto, sai che lo faccio oggi? Mi riposo, non faccio nulla. Poi chiaramente il dovere ha chiamato alla piscina, quindi oggi si va in piscina. Ah, ecco, però il divertimento, dai. Chiaramente. Cioè, chiaramente nessuno avrebbe mai convinto me ad andare in piscina nella mia anarchia totale, quindi diciamo che non l'avrei fatto per nessuno se non per, capisci? Ecco, per il piccolo Federico. Questo è il ruolo. Arriviamo al concerto, dai, che sono curioso. Allora, ieri sera è stato bello perché comunque è stata una serata diversa, eravamo all'interno della struttura del Ballo Rugby in via Sarini a Reggio Emilia, nei campi da rugby, e c'era la festa dello sport, di questo sport che a Reggio Emilia ha una bella importanza e soprattutto comunque eravamo con la famiglia di Jessica Piglianti a ricordare questa ragazza purtroppo assassinata nel 96 con questo quarto memorial, e quindi per noi chiaramente è stato un piacere essere lì, ma anche una grande responsabilità. Eravamo insieme a delle figure istituzionali importanti come Roberta Mori, come Stefania Mondavalli, insomma eravamo anche con Maria Rosaria Palmigiano, abbiamo parlato ancora della violenza sulle donne e quanto mai opportuno in quella sede lì dove purtroppo ricordavamo questa tragedia, e poi dopo abbiamo finito con la musica, perché sai che la musica, appunto ne parlavamo un attimo fa, ha questo potere di poter riuscire in qualche modo sia a far divertire, sia a far pensare, a far emozionare, a far ballare, a far piangere, a far ridere, insomma la musica è magica, Nicola, sono poche note incrociate insieme. Che creano qualcosa di incredibile e possono essere il contesto a tutto. Io lo dico sempre, no? La musica c'è al matrimonio e c'è al funerale, guarda che è un paradosso incredibile, però è il potere straordinario proprio della musica. E quindi abbiamo chiuso noi la giornata, dalle 11:15 avevamo terminato perché il quartiere è residenziale, quindi insomma abbiamo avuto degli orari più stretti, però è stato bello ed emozionante. Bene, mi fa piacere. Andiamo in musica, così se vuoi dare un colpo di telefono alla mamma di Federico lo puoi fare tranquillamente. E arriva Il pilota di Hiroshima, bellissima questa canzone. Eccoci qua, siamo rientrati dopo questo bellissimo brano e è arrivato un messaggio di Monica che dice: ma Paolo sembra Gesù Cristo con questa immagine. Effettivamente oggi sono un po' emaciato perché sai, queste giornate così tirate diciamo aiutano, però se io faccio così col capello voi vedete subito che l'occhio non è proprio così nero, è una questione di prospettiva. Esatto, no? Chi è che ti ha picchiato? No? Non ti ha picchiato nessuno, dai. Se vedo l'immagine qua mi faccio impressione da solo, quindi esatto, allora metto anch'io così ti faccio impressione io. Ascolta, dobbiamo fare gli auguri di compleanno anche da parte tua a qualcuno, se non sbaglio. Sì, al mitico Danilo, certo che sì. Stamattina io alle 7 ero in macchina, ho mandato un messaggio, mi ha risposto verso le 10, quindi con calma, penso si sia svegliato un po' più tardi di me, per sua fortuna, quindi chiaramente buon compleanno. Io mi ricordo sempre una diretta su Radio Italia, quando ancora non lo conoscevo, quando telefonai e gli dissi una frase che era quella che mi aveva un po', diciamo, sollevato la sua voce dal dolore della perdita di Augusto, e questa cosa lui me l'ha ricordata molto spesso, insomma una frase che io ho detto con il cuore in quel momento, che lui ha conservato, poi dopo insomma è servita anche per rompere il ghiaccio quando
ci siamo conosciuti tanti anni fa, quindi insomma adesso abbiamo fatto un po' di cose insieme, la canzone l'avete trasmessa e saremo insieme anche durante l'estate, sicuramente in un'altra occasione. Insomma, intanto auguri di buon compleanno a Danilo, che ha da 10 anni, a questa carriera da solista, chiaramente che il futuro gli possa sorridere sempre di più. Bene, bene, e andiamo ai tuoi prossimi appuntamenti, visto che ormai siamo quasi in chiusura. Sì, volentieri. Allora, io sarò il 10, come noi no, il 10 di questo mese di giugno a San Martino dall'Argine, festa di San Martino dall'Argine. Danilo doveva essere con noi, poi purtroppo un altro impegno sovvenuto in zona meridione lo ha tenuto lontano, altrimenti saremmo stati insieme già il 10, quindi concerto ma noi no, poi ancora concerto ma noi no, altri due concerti in realtà, uno domenica a Capriago in piazza a beneficio del Grade, che fa questi 3 giorni di festa da venerdì fino a domenica, e lunedì sera invece saremo a Governolo in provincia di Mantova, questa è la prima volta che andiamo in quella zona, e quindi sono 3 concerti in 4 giorni, insomma cominciano a farsi sentire gli impegni estivi che sono abbastanza pressanti. Bene, bene, allora tu potrai venirmi a trovare domenica sera in quei di Calerno, perché ne approfitto visto che sei qui, sì. non mi mandare a quel paese, eh. Metto la slide in sovraimpressione per ricordarvi la festa del PD di Calerno, Parco Vernazza, sabato 11 con lo spettacolo delle Drag Queen, mentre invece domenica 12 giugno ci saremo noi, io Nicola e Maio, sì. No, io Monica e Maio con la musica d'ascolto, perché non ci sarà la pista, però ovviamente qualche ballo di gruppo sull'erba si potrà ballare. Detto ciò, vado, non ho sentito, non devi dimenticare il fatto che io ho dato i 3 concerti, ma nel giorno pseudo libero ci sono i petali con il karaoke, quindi c'è solo 4 giorni. È vero, sì. Finto anche la prossima settimana. mamma mia, fai bene, dai, ci troveremo qua a fine mese tranquillamente. Certo. Ciao Paolo, grazie mille per il collegamento, e noi andiamo in musica, contentiamo anche per la Grigio con Musica che resta dell'orchestra Daniele Desideri. Ciao Paolo, alla prossima. Ciao Nicola, grazie. Ciao.